Sono accusati di essersi introdotti illegalmente nel deposito della metropolitana ad Ahmedabad e di aver imbrattato alcuni treni con vernice spray. Per questo, quattro ragazzi sono stati arrestati in India, tra loro ci sono anche due abruzzesi: Daniele Starinieri, 21 anni di Spoltore, e Gianluca Cudini, 24 anni di Tortoreto. Del caso si sta occupando l'ambasciata italiana sul posto in contatto stretto con le famiglie dei ragazzi. Gianluca Cudini oramai da anni non vive più a Tortoreto, il giovane, infatti, da tempo si è trasferito a Londra, dove lavora. Una vicenda su cui l'amministrazione comunale di Tortoreto si è subito mobilitata per supportare la famiglia. Noi appena appreso la notizia eh, ho parlato con eh, uno zio del, del ragazzo il quale mi ha eh, detto che erano già stati contattati dal consolato e che già erano stati nominati degli avvocati per la difesa dei ragazzi perché questi devono subire un, un processo eh, per una sanzione amministrativa per il danno che hanno fatto, di, di stare tranquilli perché alla famiglia il consolato li ha riassicurati perché dice che non è, sì, è un reato, però non grave da, 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 da temere no, lunghi periodi di, di detenzione. Il ragazzo non vive più a Tortoreto da qualche anno però è sempre molto legato al suo comune. Assolutamente sì, lui vive per lavoro a Londra ma non... torna spesso qui a Tortoreto e adesso per il periodo di ferie con quattro amici erano andati in, in India. Il sindaco Domenico Piccioni continua a mantenere costanti contatti con i genitori di Gianluca e ambasciata. Ovviamente l'obiettivo è quello di riabbracciarlo il prima possibile e farlo tornare in Italia. Assolutamente sì, stiamo in contatto con la famiglia, noi siamo tutta a Tortoreto, non solo l'amministrazione ma proprio la città di Tortoreto che è vicina alla famiglia perché sai, avere un figlio lontano... In un paese, anche ricordando i precedenti dei nostri Marò, non, non, non ti fa essere, anche se ci sono state le riassicurazioni del consolato, però uno non è mai tranquillo. Secondo il primo cittadino, notizie rassicuranti arrivano dal consolato, per cui il giovane concittadino sta bene e presto potrebbe lasciare il carcere indiano. Stiamo aspettando che ci sia questo processo con la liberazione.